Ciao, mi chiamo Pierpaolo Spinazzè, in arte cibo, ho 39 anni e faccio street art. E mi prendo cura della mia città cancellando i simboli d'odio con cose buonissime da mangiare. On the streets near the city of Verona, this artist is on a mission. For the last 10 years, Spinazze has been replacing racist graffiti, or messages of hate, with hundreds of colorful murals of Italian delicacies. E io ho cominciato a cancellare le svastiche, le celtiche, i simboli d'odio perché ero stufo di vederle. E credo che ogni cittadino possa restituire qualcosa alla comunità e io lo faccio così perché riesco a disegnare molto bene. Spinazze studied art and design at university. He says he gave himself the nickname Cibo, the Italian word for food, because Italy is world famous for its cuisine. He also says he wants to create street art that would grab people's attention. We are some 6 miles east of Verona. A tiny tunnel here had been covered in racial slurs and swastikas. One of Spinazze's 363,000 followers on Instagram told him about the graffiti. Di solito i follower mi dicono c'è questa cosa bruttissima da cancellare, oppure diciamo che negli anni mi sono fatto molto occhio e di conseguenza passando in macchina le riconosco subito. Adesso per esempio vicino a casa ci sono moltissimi spot dove ho disegnato, molti me li hanno segnalati, però vivendoci insomma le vedi tutte. Spinazze says people are mostly very receptive and positive about his art. But sometimes his murals get covered up with more graffiti and even threats towards him. In recent years, human rights groups have warned of growing racism in Italy in the face of mass immigration across the Mediterranean from Africa. Spinazze believes his anti-hate message is more important now than ever before, not just in Italy, but all over the world. Il messaggio che voglio dare con la mia arte è che ognuno può fare la differenza. Ognuno con le proprie capacità, con la propria creatività, può restituire qualcosa alla comunità. E io lo considero un dovere perché secondo me ognuno deve restituire qualcosa, specialmente quando hai di più.